Ciao a tutti ragazzi, oggi questo lunedì io e Achille siamo qui per rispondere a due domande che molto spesso ci vengono poste. La prima domanda la rivolgo io ad Achille ed è se è vero che il frutto ananas fa bruciare grassi. È vero Allora, Achille? questa Stefano, innanzitutto buongiorno a tutti. È un pochino una leggenda metropolitana, nel senso che l'ananas è un ottimo frutto come tanti altri tipi di frutta che devono essere assunti nell'arco della giornata o in un periodo di tempo anche post allenamento, perché contiene ottime proprietà, soprattutto proprietà antinfiammatorie, in quanto come principio attivo, quindi come costituente importante, troviamo la bromelina, che è appunto proprietà antinfiammatorie. Però è anche vero che l'ananas contiene ottime vitamine, tra le quali anche la vitamina C e sali minerali importanti. Ed ecco perché l'ananas non è che ci aiuta a bruciare i grassi, ma è importante come qualsiasi altro tipo di frutta, perché contiene appunto queste proprietà e quindi ci arrega dei benefici e può essere assunta tranquillamente anche nel post allenamento. Perfetto, benissimo. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, è Achille che la pone a Sì, me, quindi. allora pongo questa domanda a Stefano, ossia, è vero Stefano che per togliere grasso addominale e quindi grasso viscerale c'è bisogno di fare solamente e addominali in abbondanza? Ok, allora la risposta è no, assolutamente no, nel senso che il grasso addominale è un grasso che viene mobilizzato con l'attività cardiovascolare, con l'attività aerobica ad intensità molto elevate, e il fatto di ripetere molti addominali con la speranza che si mobilizzi il grasso addominale è anche questa una leggenda metropolitana, a meno che non si adottino delle tecniche particolari che possono essere le vibrazioni meccaniche che riescono a dare un effetto molto forte a livello di dimagrimento più localizzato e quindi potrebbe aiutare un pochino a mobilizzare grassi dall'addome. Ma solo questo può essere il modo, mentre ripetere ore e ore, serie, ripetizioni infinite di crunch addominale con la speranza che il grasso addominale vada via è praticamente tempo perso. Sarebbe invece molto meglio fare un esercizio aerobico di intensità medio-elevata che riesce molto bene invece proprio a mobilizzare i grassi dall'addome. Scusate, noi vi ringraziamo come al solito e vi abbracciamo e vi rimandiamo al prossimo video lunedì. Va bene, mi raccomando, condividete, cliccate mi piace e per qualsiasi domanda siamo a vostra completa disposizione. Ciao a tutti! Ciao!